Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sono Giampiero Galeazzi, chi è? Giampiero Galeazzi a Vibo attraverso il telefono. Buonasera e benvenuto Giampiero. Ah, buonasera a tutti. Ti saluta il pubblico di Vibo in maniera calorosa. Ringrazio il contraccambio. Senti, c'è qui un tuo amico, Tonino Raffa è qui con noi. Due battute con Tonino. Intanto grazie Giampiero per questo invito che tu hai accettato. Saluto anch'io gli amici di Vibo Valencia che ringrazio. Ecco, tra poco salirà sul palco un uomo del quale tu hai cantato le gesta, Giuseppe Abbagnale. Ecco, ogni volta che risenti quella tua telecronaca dell'88 da Seul, cosa ti entra nella pelle, Giampiero? Un momento in cui ricordo che conclusi la telecronaca non pensavo mai che fosse riparata oppure ricordata anche non solo per l'avvenimento sportivo ma anche per l'impresa del telecronista. Io ho caldi seduto con grande gioia per la vittoria degli Abbagnale, è stata forse la più bella loro vittoria olimpica e mondiale, ma da quel momento capii che feci una grande cosa, sai perché? Perché mi chiamavo Biscardi la mattina alle 5, io pensavo che fosse uno scherzo telefonico, in Corea erano 5 della mattina, mentre mi chiamavano, dicevo Biscardi al telefono, e io dicevo sì, io dormo, e invece era il processo che faceva il grande contributo per l'impresa di Abbagnale con la mia telecronaca. Allora capii che qualcosa era successo in Italia di diverso. Affiatamento, sincronismi perfetti, disciplina e sacrificio, determinazione. Con queste qualità, Carmine e Giuseppe Abbagnale hanno portato il canottaggio italiano a livelli inarrivabili, scrivendo una pagina indimenticabile di questa disciplina. Guidati dal fido timoniere Giuseppe di Capua, i due fratelli di Castellammare di Stabia hanno dominato per 12 anni le gare del due con, vincendo 7 titoli mondiali e salendo sul podio per ben 3 volte alle Olimpiadi. Nel 1984 a Los Angeles il primo oro e poi ancora a Seul nel 1988, un secondo oro da cardiopalma e infine la medaglia d'argento a Barcellona nel 1992. Altri successi raccoglierà il fratello minore Agostino, seguendo il loro esempio. Imprese che li hanno fatti diventare due veri e propri simboli dello sport italiano, atleti straordinari che ci hanno fatto vivere emozioni uniche. Giuseppe Abbagnale! Allora Giuseppe, visto che tu sei un uomo di mare, so che sei arrivato ieri proprio per goderti un po' di questo mare e oggi sei stato scarrozzato in giro, che effetto ti ha fatto? Questo mare della Calabria lo conoscevi già? No, non lo conoscevo così a fondo e oggi abbiamo avuto il piacere di stare insieme e quindi di godercelo veramente nel suo splendore. Ti è piaciuto? L'acqua era caldissima. L'acqua era caldissima, l'abbiamo vista e mi è piaciuto molto, sì, sicuramente sarà un piacere ritornarci. Ma l'acqua nella quale ti allenavi tu era calda o fredda? Ma l'acqua era, in quel contesto era bagnata di sudore. E molte volte era calda perché era tanta la fatica che si faceva nel solcarla, tante volte era fredda perché i muscoli la mattina presto erano ancora un po' intorpiditi, però l'allenamento si doveva fare, quindi era nel contesto calda e fredda a seconda dei momenti. Vediamo questo momento, eh? Partenza violentissima di Giuseppe Carmine Abbagnale. Vedo che la mura sta contando, ora sono 42 colpi, si sta allungando Giuseppe, sta reggendo magnificamente Carmine in questo momento e dunque non vale più il discorso tattico. Inglesi 40 colpi, 42 gli Abbagnale, 40 gli inglesi. Guardate l'azione di Giuseppe Carmine, praticamente sono perfette all'entrata e all'uscita.
Peppiniello che non scappita come al solito, sta richiamando al massimo l'azione in questo momento. Bisogna prendere il vantaggio massimale con Holmes e Grave. Ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine Bagnale in testa si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi. Rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Giampiero, guarda, ogni volta che la risento naturalmente rivedo l'immagine della grande vittoria. Potrei dirti che adesso a quasi 60 anni non potrei più farla quella telecronaca, perché per 7 minuti filati strillare col cuore, strillare Giampiero, a 60 anni o a 120 kg? Io dico che è stata anche una prestazione atletica, perché è stata una cosa... nemmeno Hitchcock poteva narrare una finale del genere. Io dirò un'altra cosa e poi chiudiamo il collegamento qui telefonico, che è stato fatto un referendum e giustamente gli Abagnani hanno vinto davanti a tutti. Io porrei Abagnani all'altezza di Coppi, all'altezza dei più grandi atleti italiani di tutti i tempi, e come Zoff. E quindi adesso saluto Giuseppe, lo abbraccio, l'ho visto in Costa Smeralda ancora 45 anni spingere sul remo, e ovviamente è cambiata la vita per lui, è cambiata la vita anche per me come telecronista, e lo ringrazio pubblicamente. Grazie a te. Va bene, un abbraccio Giuseppe. Altrettanto, a presto. Ciao Giampiero, grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Grazie ancora Giampiero per questo altro regalo e contributo per la serata di Vibo. Chiamerei l'assessore Vincenzo Tedeschi e anche la nuova generazione a Bagnale e Simone Rosalba, che farà un regalo. Lui è una Bagnale e sta muovendo i primi passi. Si chiama? Eccolo qui. Vincenzo, abbiamo voluto farti portare un pensiero da parte di un campione. Quello è il pallone firmato da tutti noi giocatori. Questa qui è la mia maglia, la numero 10. La regaliamo a lui o al babbo? Forse al babbo per adesso gli va meglio, però tra un po' va anche a te. Bene, una battuta con l'assessore al turismo e spettacolo del comune di Vibo, che ricordavo all'inizio ha proprio chiesto per primo di poter fare questa serata, quindi quale motivazione, assessore, siamo stati all'altezza delle aspettative di questo comune? Sì, innanzitutto consentimi Piero almeno di dire quanto possa essere io emozionato questa sera, e naturalmente un saluto a tutte le autorità presenti, ai tanti ospiti, a questo immenso pubblico che questa sera affolla questa piazza, questo porto. E poi naturalmente un ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi nell'organizzare questa manifestazione così importante, così bella. Quindi a questa sinergia che si è creata tra il mondo delle istituzioni e il mondo imprenditoriale. E poi un ringraziamento doveroso lo devo soprattutto a te, Piero, per aver organizzato veramente questo. Non pensavo che fosse così bello, così suggestivo. Ti ringrazio davvero, Piero. Grazie, grazie anche per l'affetto di questo pubblico davvero importante, perché chiaramente vedervi così ha un significato particolare. Grazie. Spero appunto che con questa manifestazione noi abbiamo potuto lanciare quel messaggio, perché Vibo Marina, ma non Vibo Marina come Vibo Marina intesa come porto di Vibo Valentia, dell'intera provincia, ma dell'intera regione, come porto così importante come tu prima accennavi, possa avere, ecco, quella risonanza a livello nazionale per il turismo italiano. Grazie. Bene, e questo l'auspicio, arriva il premio, andiamo a premiare chiaramente Giuseppe Abagnale, che è qui con noi. Ai fratelli Abagnale per aver fatto sognare l'Italia con le loro imprese, per aver dimostrato come l'impegno, la passione e il sacrificio possono condurre a risultati davvero straordinari.